Buone notizie per quegli amanti della settima arte che mal sopportano le multisale spesso in periferia. Riapre sabato il Cinema Colonna a Firenze e lo fa nel nome dei film d'autore, con un occhio di riguardo verso i nuovi linguaggi cinematografici, web series, spot, docufiction e ogni altra contaminazione digitale. Una sala unica, e già questa scelta in controtendenza vuole marcare la differenza, con una programmazione divisa in tre. Il lunedì spazio a vecchi titoli, magari in versione restaurata, da riscoprire o far conoscere. Il martedì e mercoledì sarà la volta degli invisibili, autori emergenti e pellicole di valore rimaste fuori dai circuiti della grande distribuzione. Dal giovedì alla domenica le prime visioni, ma di qualità, per non venir meno allo spirito del nuovo Colonna. Il primo spettacolo sarà alle 20.30 circa e il secondo, spesso cambiando la pellicola in programma, alle 22.30, per completare la serata il cult movie di mezzanotte. La riapertura è la dimostrazione che si possono riaprire le sale e che lo si può fare con progetti culturali e scommettendo su un tessuto vitale, dinamico e creativo che è quello della città di Firenze, ha detto il sindaco. È arrivato il momento che altri soggetti seguano le orme di questa esperienza, ha concluso, e facciano altrettanto. Noi come amministrazione comunale saremo pronti a dare una mano. Sabato mattina alle 10.30 l'apertura con un forum, poi il Colonna tornerà a vivere.